ci sono, non meglio ancora. Benvenuti alla 12ª puntata di Chiacchiere e Cocomeri. Oggi siamo in un posto fantastico, la Contea Gentile, che si rifà al famosissimo Signore degli Anelli. Come avrete già capito, sono in compagnia del famosissimo mago Gandalf. Ma il tuo vero nome, Gandalf, qual è? Pino. Ma ti senti più Pino o più Gandalf? Gandalf. Oh, stasera Gandalf. Sei abruzzese, Gandalf? Sì. Dici il Gandalf d'Abruzzo, possiamo dire. Purtroppo sì, sono nato qua. Come purtroppo? Bene, fortuna, ci abbiamo a te. La barba è vera, posso toccare? Sì, puoi toccare quando vuoi. Fantastico. E il signore invece qui? Sono Camillo Gentile. Quindi il papà di Nicolas. Il papà di Nicolas. È grande papà. C'è un grande lavoro dietro tutto questo. Molti dicono, si ride, si scherza, ma c'è un grande lavoro. Noi lo capiamo bene. Un grandissimo lavoro. Comunque, tu stai con noi tutta la sera, sì? Sì, sì, sì. Ci ubriachiamo dopo? Non beviamo quasi. Grazie. Scusa, la barba dove l'hai comprata? È cinese. Allora siamo davanti la famosissima casetta degli Hobbit. E all'ingresso chi abbiamo? Abbiamo Benedetta. Benedetta, tu sei in veste di Hobbit? Sono, no? Sì, da Hobbit. No, come si dice, femminile? Guarda. Una Hobbit, una. Sì. Una Hobbit immagine. Sì, stiamo facendo entrare tutti i nostri ospiti da Nicolas, che dirà loro a quale famiglia Hobbit appartengono per questa sera. Ah, e io che sono un elfo? Ci inseriremo lo stesso, dai. Va bene. Siamo dentro la casetta degli Hobbit con il grandissimo Nicolas e l'elfo Alessandro. Io ti ho portato i miei doni. Oddio. Dal regno di Yavanna. Oh wow. Il Niluir, il re dei miei studiati. Bravissimo. Lo viene. Bello. Lo viene riuscito. Del nostro sponsor, devo ringraziarlo, Massetti 45 Vini. Azienda agricola Massetti Francesco. Dalle parti best nostre. In the middle art. Dalle parti nostre. Verrà di su. Noi ci facciamo un giro. Sì. Dimmi, mi consigli qualcosa? Accimendale le Hobbit. Ehi, abba la cosata dell'Abruzzese, che c'è da banca la pezza. Voi avete saputo della Contea? Come? Sui social, sei amici di Nicolas? Io avete Facebook inizialmente. Ah. All'inizio noi siamo Riascoli, sì. E inizio a girare questa notizia di Nicolas che stava costruendo la Contea qua giù, sì. E c'è la notizia proprio lì. Si è diffusa, sì, velocissimo. Io attraverso la follia di questa ragazza, sì, mi ha fatto conoscere. Siamo qui con Giovanni Battista Novaro. In arte? Mad Merry. O il contrario? Ti senti più Merry o più Giovanni Battista? Io mi sento tutte e due alla fine. Io volevo fare Sauron, volevo fare un personaggio cattivo. E poi mi ha detto Nicolas, no, vieni, fai l'Hobbit perché assomiglia a quello dell'Hobbit. Allora ho fatto l'Hobbit. Però mi ha detto che io potevo interpretare l'Hobbit però con le mie caratteristiche. E quel giorno ha sbagliato, si vede che aveva bevuto, non so. Io ho fatto Mad Merry. Cioè, okay, Merry bello pazzo. Sì, abbastanza pazzo. Dove è stato andato? Qua. Fermi. Vai. Controllo qualità? Sì, tu non puoi passare. Tu non puoi passare! No, cerco di un pochino parlare con le persone, perché comunque la gente è veramente tanta. Mm-hmm. Siamo quasi 400 persone, mm-hmm, e quindi comunque è complicato un pochino da gestire. Tutto organizzato, tutto, diciamo, organizzato, è passo, veramente controllo, invito. Sì, sicuro, e quindi da questo punto di vista qua siamo numero chiuso. Vi posso raccontare che si sarebbe arrivati anche 700-800 persone. Beh. L'abbiamo fermato perché ragazzi, comunque la gestione, poi gli eventi bisogna farli comunque gradualmente. Dimmi tutto, mi fai paura. No, ti uccido, vai. Hai deciso che fai arco, che fai il fico, stai in tesa e non rompi coglioni. Bonjour. Donna mia, il centro! Ma chi sei? Io? Senti, Giustino. Grande Giustino, tu sei il mastro acciere. Diciamo, questo è un hobby per allietare il mio figlio. Vai a caccia con l'altro, no? Magari. Più basso. Non ci prendi nemmeno il paglione, più basso. Ancora? No, oh, sì, ecco. Grazie mille, grazie. Voi cosa siete? Due Hobbit? Due Hobbit. Sì, due Hobbit.
Da dove venite? Da Pomezia, in provincia di Roma. Da Roma? Allora, il capitano, chi ve l'ha fatto fa? Stacci nostro. No, la notizia ha fatto il giro del mondo, figurati se ne arriva a Roma. Esattamente. Andiamo lì al compleanno del Virgo. Vabbè. Cioè, non potevamo mancare, quindi. E ci beviamo un... Che cazzo si beve qua? Il bruco mele, no? Quello di Harry Potter. Sbagliamo. No! Allora, Claudio Colica, è in mezzo a sto branco di esaltati. E niente, ho preso autostrada per chiedi, mi sono perso. Così vestito. Ho chiesto indicazioni, mi hanno messo un mantello addosso e mi sono ritrovato dentro a sta gabbia dei matti che si fumano l'erba, bimbo. Guarda un po'. Tra poco ci si mangerà, quindi poi ci sediamo, ci divertiamo all'ultimo sforzo che vi chiediamo. Oh, adesso dividiamo tutte le persone nelle famiglie che sono state attribuite. Poi cercate di stare uniti. Mio tre dirò Contea e lì voglio l'esplosione. 1, 2, 3, Contea! Finalmente siamo con l'eroe di tutto questo evento. Io non ti chiederò perché, signor Anelli, non ti chiederò che cosa hai in mente per il futuro, io ti chiederò proprio da cazzo da venuto in mente. Fa tutto quello. Me lo chiedo anch'io certe volte. Allora, effettivamente è uscito molto più grande di quello che immaginavo, ma come tutte le cose che faccio io, la contea partiva da una casetta, allora c'è il progetto di fare un villaggio intero. Quindi inizia, parte e cresce da solo, ma ne sono oltremodo contento perché riuscire a riunire tutte queste persone con in testa la medesima cosa, lo stesso sogno, lo stesso amore per questo stile di vita, per questi personaggi così, è grandioso. Ma non perché l'ho fatto io, perché l'hanno fatto tutti loro ed è bellissimo. Ti ringrazio per l'invito. Grazie. E spero di vederci. Grazie presto mille. E che il tuo progetto vada per il meglio. Dai, insomma. Speriamo. Ma vedi, anche se le case Hobbit ancora non sono costruite, la contea già esiste. È vero, sì. E poi tu ti sei messa con uno che si chiama Vino Pezzoli. Sarà di nome per qualcuno. Bellissimo, non si ripete da altre parti questo, quindi voi siete la contea gentile. Bene, mio brode Hobbit, il nostro viaggio nella terra di mezzo si conclude qui. Ti porto nelle terre splendenti sempre eterne di Valinor. E dov'è? Praticamente all'uscita Val Vibrata. Ah, guardate quindi. Ti porto lo letto insieme a dormire. Bravo. Siamo con la mamma di Nicolas.
Cosa pensi di tutta questa cosa? No, tutto cosa ne penso. Noi siamo abituati a fantasia. Per me è la prima volta. Io mi sono fatto la barba per venire qua. No, bellissimo, è bellissimo. Ti ho portato dei doni. Questo è del nostro sponsor, Massetti Francesco, azienda agricola. E le parti di colonnella. C'è la scusa per venire a trovare. Ah, che vedi? È una volta buona. A sto canaf, la serata è finita, noi andiamo via. Me ne andate? Sì. Mi puoi fare un saluto ai nostri followers? Un saluto ai nostri followers. Cosa devo fare? Ai nostri followers. Ciao a tutti i followers, se puoi dire. Ciao a tutti i followers. Ah sì? Sai dirlo? Followers? No. Provaci, provaci. No, no, non ci provo nemmeno. Va bene, ciao a tutti da Gandalf, il vero, il vero.